Una vita loca! Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Team Maglie Calcio, primo commento, codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna, descrizione video, Matteo Chiametti, milanista qualunque, iscrivetevi da Matteo. Tutti i miei social e il gruppo Telegram. Analisi partita Verona Milan. Quanto è forte il Milan! È forte il Milan! Scusate, stavo guardando, mi sono passato un puffi di fianco. Come è forte il Milan! Che bel Milan ieri, ragazzi! Che bel Milan veramente! Ragazzi, pochi dati della partita. 3 gol fatti, 2 traverse prese e quasi il 58% di possesso palla. Io penso che questi 3 dati vadano un po' a indirizzare il pensiero dei tifosi su quella che è stata la partita di ieri sera. Com'è forte il Milan! E non ditemi che questa squadra non diverte. Quando si guarda il Milan, gioia, si gioca, bello vedere queste partite, bello vedere i ragazzi divertirsi, bello, la Fatal Verona, continuano a dirci la Fatal Verona, ma io negli ultimi 2 anni vedo che di fatale qua c'è solo Bologna, ma c'è ancora Bologna! Comunque, ragazzi, giusto per parlare degli altri di merda, il fortissimo Atletico Madrid, quello che ha mandato fuori l'Inter, ieri ha preso 3 scoppoloni dal Barcellona. E la squadra più forte dell'universo si ridimensiona. La prima partita veramente importante in Champions League, perché dopo un girone come quello dell'Inter, veramente me venda Reed, l'Inter va a casa. E quindi c'è ancora Bologna! Niente, andiamo ad analizzare la nostra partita. Milan approccia bene, approccia molto bene, e subito nella prima mezz'ora vengono fuori la traversa di Okafor che fa un tiro spettacolare, parato anche dal portiere da Montipò, e poi quella di Chris Pulisic, la traversa di Chris Pulisic sta ancora tremando. Ieri, che mi è piaciuto tanto, finalmente abbiamo visto un Mike Maignan importante, il Mike Maignan dello scudetto, il Mike Maignan che dà sicurezza. Ieri quelle 2 parate, la seconda addirittura dove si fa anche un po' male, è veramente una parata da Mike Maignan, da portiere più forte del mondo. E oggi, no, con queste 2 parate io sono convinto che anche i giocatori, la squadra sa che Mike Maignan c'è, è tornato il vero Mike Maignan, ne sono convinto. Adesso mancherebbe solo di parare un rigore, ogni tanto magari ci sta se lo pari Mike. La difesa, i 3 centrali che abbiamo visto ieri, ovvero Kalulu, Fittomori e Gabbia, tutti da 6,5, tutti molto bene. Io ragazzi penso che con il ritorno di Tomori e Ciao abbiamo probabilmente una delle difese a livello centrali più forte della Serie A. Io veramente vedo i centrali del Milan molto 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 forti, tutti quanti. Chiaramente aspettiamo il miglior Malik Ciao, che è un giocatore che comunque ha entusiasmato in tanti. Giusto per dare altri 2 dati, ragazzi, 2022 stagione scudetto 63 punti in questi periodi, dopo queste giornate. Quest'anno 62, quindi ragazzi siamo in linea con la stagione scudetto. Ultime 17 partite,
12 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. Dalla vittoria con l'Atalanta, dal pareggio con l'Atalanta, non abbiamo più perso. Quindi, ragazzi, io penso che il Milan sia in linea con quello che deve fare, con quello che era giusto fare. È un campionato che chiaramente non si è riaperto, ma essere secondi oggi è importante. È importante, come vi dico sempre, davanti alla Juve è sempre bello arrivarci. Ed è importante un obiettivo che, come vi dico da un po' di tempo, ragazzi, ritrovare un obiettivo anche in campionato era fondamentale. E il fatto di tenere dietro la Juve è un obiettivo stagionale, così come lo sarà il derby. Centrocampo, il centrocampo mi è piaciuto. Isma molto bene, Reinders solito faro in mezzo al campo, e Ruben Loftus-Cheek, che non aveva iniziato benissimo fra i giocatori che sono entrati fino al primo tempo, era quello che all'inizio mi era piaciuto un po' di meno, faceva un po' fatica a trovare la posizione in campo. Poi è entrato bene, poi ha cominciato a carburare e va bene così. Loftus-Cheek è un fattore per questa squadra e segna sempre lui, anche lui, e quindi molto 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 bene. Di davanti, ragazzi, probabilmente Rafa Leao non è stato strepitoso, però ragazzi ha messo praticamente per tutta la partita in seria difficoltà i terzini del Verona, quindi gli esterni del Verona. Quindi è una spina nel fianco contro tutto e contro tutti, un Rafa Leao devastante quando parte. Ieri c'è stato un momento che è partito con di fianco non mi ricordo chi, cioè la prima falcata gli aveva già dato 3 metri, e Rafa è esagerato. No, Okafor mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto, perché intanto è bravissimo a sfruttare le occasioni che gli vengono concesse, e poi abbiamo visto quanto il Milan non debba avere per forza il centravanti di peso. Ieri Okafor col centravanti mobile, così come Okafor, ieri il Milan ha giocato molto bene in fase offensiva, abbiamo creato tanto, potevamo fare molti più gol, e ragazzi, Christian Pulisic è il giocatore, perché questa squadra ha la possibilità di avere sulla sinistra una spada affilatissima come Leao, che praticamente quando parte mette in soggezione tutti e in ogni azione offensiva del Milan porta via almeno 2 o 3 giocatori. E il fatto di avere un giocatore così forte a destra ti permette comunque, anche quando chiudono Leao, di avere soluzioni importanti e fondamentali sulla destra. E Christian Pulisic tanto supera il suo record al Chelsea, quindi Christian Pulisic miglior acquisto del Milan, ma secondo me miglior acquisto della Serie A in questa stagione. Un giocatore che ha una qualità imbarazzante, un giocatore che dà tutto per la squadra, un giocatore che veramente sempre meglio. Chukwueze fa un bel gol, finalmente il Chuku fa un bel gol. Belle anche le parole post partita del Chuku, che dice: con un Pulisic così come fai a toglierlo, un Pulisic così. Però ragazzi, io ripeto, Samu Chukwueze è un giocatore da aspettare. Io sono convinto che arriverà, e non lo dico dopo la partita, se avete visto il video di ieri l'ho detto anche prima della partita, me lo sono un po' chiamato, speravo che Chukwueze facesse una buona partita se fosse entrato, e alla fine lo ha fatto. Il gol l'ha rinvigorito, perché poi comunque gli ha fatto fare una buonissima prestazione. Stefano Pioli ieri perfetto, ha azzeccato la formazione iniziale, ha azzeccato tutti i cambi. Se non era per il gol di Nosli, un gol bellissimo, forte sto ragazzo qua, sto Nosli è proprio Nosli, non so come cazzo si chiama, un bel giocatore, una bella spina nel fianco, è stato bravo Tomori, che ha preso il giallo con Nosli, però poi è stato bravo finché è stato in campo a mantenere quel peso che aveva il giallo su di lui, quindi molto molto bene la nostra difesa, soprattutto Tomori, che ragazzi era mancato come l'acqua, e manca Tomori quando mancava come l'aria che si respira. Allora, adesso voglio fare 2 parole su sta Marotta League, perché questa è la Marotta League veramente. Allora, Inter Napoli
Juan Jesus si lamenta per le parole poco carine date da Acerbi, dette da Acerbi nei suoi confronti. Non è come se non fosse successo niente, come se non fosse successo niente. Teo Hernandez ha una mezza, un mezzo discussione con Baroni, allenatore del Verona, che oltretutto chiede scusa perché capisce di aver sbagliato, e chiaramente ammonizione per Teo Hernandez. Ditemi voi se questa è una cosa giusta, se si può andare avanti così, se si può andare avanti così con questa marotta league, perché questa è la marotta league. E basta, basta, avete frantumato le palle, siete imbarazzanti, continuate a parlare di seconda stella. Primo, non è la vostra seconda stella, per voi è il 19° scudetto, perché siete imbarazzanti, siete dei cartonati, siete dei cartonati. Per voi questo è il 19° scudetto, punto numero uno. E punto numero due, è uno scudetto di cartone anche questo, perché ve lo state palesemente rubando. Siete ladri fino al midollo, siete diventati peggio della Juve. Voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore rossonero, ricordate che questo canale si fa la vecchia maniera. Noi siamo Vecchio Stampo, ciao a tutti.